In aumento i casi di Covid-19, 50 in più rispetto a ieri. La situazione dell'emergenza in Abruzzo. Intervista con il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Arresto per furto ad Avezzano. Operazione congiunta Polizia-Carabinieri. Reintroduzione dei buoni lavoro. Iniziativa del vicepresidente della Regione Fioretti. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Non c'è stata l'attesa diminuzione in Abruzzo dei casi positivi al Covid-19. Rispetto a ieri, infatti, si registra un aumento di 78 nuovi casi su un totale di 683 tamponi analizzati, l'11,4% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri, 6 aprile, invece, i positivi erano stati 18 su un totale di 394 tamponi analizzati, il 4,5%, e diagnosticati nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti. In ogni caso, siamo nella media degli ultimi giorni, se si tiene conto che oggi sono stati analizzati il doppio dei tamponi rispetto a ieri. 337 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 53 in provincia dell'Aquila, 67 in terapia intensiva, 13 in provincia dell'Aquila, mentre gli altri 1087 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 94 in provincia dell'Aquila, 179 in provincia di Chieti, 448 in provincia di Pescara e 366 in provincia di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 14.904 test, di cui 9.423 sono risultati negativi. Del totale di casi positivi, 189 si riferiscono all'ASL Avezzano sul Mono L'Aquila, 343 all'ASL Lanciano Vasto Chieti, 756 all'ASL di Pescara e 511 all'ASL di Teramo. Dei 78 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 6 fanno riferimento all'ASL Avezzano sul Mono L'Aquila, 16 all'ASL Lanciano Vasto Chieti, 29 all'ASL di Pescara e 27 all'ASL di Teramo. La Prefettura dell'Aquila ha reso noto che nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le forze di polizia, quindi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia, hanno effettuato sul territorio provinciale 1.191 controlli personali con 47 persone sanzionate, 4 persone denunciate per altri reati e 364 attività o esercizi commerciali controllati. Giuliano Montaldi, presidente di Confcommercio Imprese, ha chiesto ai sindaci dei comuni marsicani di deliberare l'immediata sospensione del pagamento delle tasse ed imposte locali a carico di imprese e famiglie, rinviandone la riattivazione alla fine dell'emergenza sanitaria Covid-19. Ricorda che il sistema Confcommercio è in prima linea fino dallo scorso 23 febbraio, quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, per sollecitare misure di sostegno alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Un'attività costante per mettere in luce le necessità della grave situazione. In tal modo le amministrazioni locali si adeguerebbero ad una linea d'azione coerente, unitaria ed uniforme con le direttive del Governo nazionale ed annunciato dalla Regione Abruzzo. COP Centro Italia interviene con un proprio contributo a sostegno dei territori in cui opera e lo fa, scegliendo di stare vicino a chi in questo momento è in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Proprio in queste ore, infatti, si stanno definendo gli accordi per le donazioni di presidi sanitari di prima necessità, mascherine FFP2, per un valore di oltre 130.000 euro, che la cooperativa consegnerà agli ospedali presidi Covid dislocati in Umbria e nelle province di Siena, Arezzo, Rieti e L'Aquila. La scelta di mettere in campo
queste risorse, dichiara Antonio Bomarsi, presidente del consiglio di amministrazione di Coop Centro Italia, si accompagna al lavoro che la cooperativa sta portando avanti ormai da settimane, grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato locali per la consegna a domicilio della spesa alle persone più vulnerabili costrette a casa dall'emergenza. Sempre sul fronte della solidarietà è partita poi, nei giorni scorsi, una raccolta fondi tra tutti i lavoratori e tra i componenti del consiglio di amministrazione del gruppo Coop Centro Italia, finalizzata all'acquisto e alla donazione di beni alimentari per le associazioni che su tutto il territorio in cui opera la cooperativa si occupano di sostenere le famiglie in difficoltà. Secondo Roberto Donatelli, presidente della Confcommercio della provincia dell'Aquila, l'attuale situazione emergenziale che sta provocando profonde ripercussioni negative nel tessuto economico richiede azioni immediate a tutela delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, delle professioni e dei lavoratori del settore interessati attraverso un piano di iniziative straordinarie di sostegno nell'ottica di una futura ed auspicata ripresa. In questa fase di piena emergenza economica, secondo Donatelli, c'è bisogno di liquidità immediata e di snellimento degli iter burocratici per l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del terziario di mercato al fine di assicurare a quanti di loro hanno dovuto sospendere la propria attività l'opportunità di ripartire al più presto per evitare danni incalcolabili. Non sospendere utenze e tributi sino a fine anno significa infatti provocare la chiusura di migliaia di attività e la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Le imprese hanno bisogno di risposte immediate, ha dichiarato Donatelli, altrimenti al termine della quarantena usciremo di casa e ci troveremo in un vero e proprio deserto. Sulla situazione attuale relativa al coronavirus in Abruzzo abbiamo un'intervista con Alfonso Mascitelli, direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Oggi il nostro ospite, gradito ospite, è il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, dottor Alfonso Mascitelli. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi, buongiorno. Bene, grazie di aver accolto il nostro invito. Oggi parleremo di un tema collegato ovviamente all'emergenza coronavirus, e anche perché qualche giorno fa il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per l'Autismo, coordinato proprio dall'Agenzia Sanitaria Regionale, ha elaborato un documento proprio sull'assistenza sociosanitaria ai pazienti con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie. Dottor Mascitelli, in che cosa consiste questo documento? Cosa prevede? È un documento importante perché la Regione Abruzzo, grazie anche alla forte sensibilità dell'assessore regionale, la dottoressa Verì e del presidente Marsilio, è tra le prime regioni che hanno normato e codificato i comportamenti assistenziali che devono essere assunti per la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico. È stato un lavoro delicato, in questo ringrazio la straordinaria professionalità del Comitato Tecnico Scientifico per l'Autismo, perché il punto che bisognava centrare era trovare un corretto equilibrio tra la necessità assoluta di garantire sicurezza, tutela, garanzia di evitare qualsiasi rischio di contagio per le persone con disturbi dello spettro autistico e al tempo stesso trovare il punto di incontro con la necessità di garantire una continuità assistenziale in persone che possono, a seguito di un forte isolamento sociale, possono subire degli aggravamenti clinici che, secondo anche evidenze scientifiche, possono determinare anche situazioni particolarmente complesse, gravi e delicate. Quindi si trattava di trovare questo punto di incontro e in questo siamo stati aiutati anche dall'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità che è stato pubblicato il 30 marzo, quindi pochi giorni fa,
che dà degli indirizzi, delle indicazioni generali. Si trattava però di contestualizzare questi consigli e queste raccomandazioni in una realtà specifica come quella della nostra regione. Io ci tengo a sottolineare, da un lato per evitare confusioni, che le attività ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali sono comunque sospese in ottemperanza. Ecco, anticipato il tema della prossima domanda, quindi è proprio questo il punto, sì. Sì, è bene chiarire che queste attività ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali sono comunque sospese in ottemperanza alle disposizioni nazionali, in ottemperanza alle corrette ordinanze del Presidente Marsilio che prevedono la necessità, attraverso la sospensione di attività non urgenti e non indifferibili, prevede la necessità di garantire questo distanziamento sociale, questo contenimento del rischio di contagio del coronavirus. Detto questo, però, ecco qui la delicatezza del tema: si trattava di individuare alcune specificità che consentissero di alleggerire il sovraccarico sulle famiglie con figli, con parenti con autismo e al tempo stesso garantire un po' una necessaria continuità riabilitativa per persone particolarmente fragili. Allora, le attività ambulatoriali sono state traslate in attività prestazionali in telemedicina. Quindi verranno identificate alcune tipologie di prestazioni con correlata anche codice e quindi remunerazione nel caso in cui vengono, come spesso accade, gestite da erogatori privati accreditati, in maniera tale che con questo strumento innovativo della telemedicina, consigliato anche dall'Istituto Superiore di Sanità, si possa garantire un minimo di contatto terapeutico, di contatto comunicativo con persone che hanno bisogno della presa in carico. Le attività domiciliari, in alcuni casi che devono essere seriamente certificati dallo specialista di riferimento nel caso in cui lo specialista lo ritiene opportuno, anche dall'unità di valutazione multidimensionale, che è un'equipe di professionisti, anche questi verranno tutti contattati per via telematica. Le riunioni di gruppo devono essere assolutamente vietate e quindi attraverso questa possibilità di autorizzazione, di certificazione da parte dello specialista di riferimento, potranno essere previste anche in casi urgenti e indifferibili alcune attività domiciliari. Fermo restando anche qui che bisogna fare in modo che l'ASL accerti l'assenza di rischio di contagio in quel nucleo familiare, come attraverso sia una anamnesi specifica della situazione familiare in cui si vive e sia, se necessario, anche attraverso l'esecuzione del tampone faringeo per la ricerca molecolare del virus. Abbiamo fatto anche di più. Ci siamo chiesti è possibile, nel caso in cui l'isolamento domiciliare per persone con autismo determini il rischio di comportamenti clinici, a volte anche lesivi o a volte in alcuni casi aggressivi, è possibile consentire l'uscita dal proprio domicilio? Ecco, anche in questo caso, senza
stimolare comportamenti facili o superficiali, abbiamo previsto la possibilità che dietro una specifica certificazione da parte dello specialista è possibile, è consentito per un singolo familiare, quindi di solito il genitore, accompagnare la persona con autismo in una distanza che sia evidentemente superiore da quella delle immediate vicinanze. Possiamo parlare a proposito di questo aspetto, quindi della possibilità di comunque muoversi all'interno del comune di residenza, e c'è questa prescrizione? Sì, è consigliabile, sempre per eliminare al minimo i rischi di contagio, che non ci sia un eccessivo allontanamento. Noi comunque, sulla base anche di altre esperienze regionali, consentiamo sempre dietro specifica certificazione dello specialista, quindi non c'è, e ci tengo a sottolinearlo, nessun automaticismo: persona con autismo, ergo diritto a fare quello che si vuole. C'è sempre la necessità di una certificazione dello specialista per quel caso specifico. La certificazione può essere trasmessa per via telematica, quindi non c'è necessità di spostamenti o di intasamenti delle attività ambulatoriali, e lo spostamento è consentito nell'ambito del territorio di residenza o del territorio domiciliare, perché l'Istituto Superiore della Sanità anche in questo ha consentito, a fini terapeutici, spostamenti per continuità, per assistenza terapeutica, spostamenti sia a piedi, e dice l'Istituto Superiore, anche eventualmente in auto, per alcuni casi in cui c'è la necessità di alleggerire il sovraccarico familiare e decongestionare il rischio di aggravamento di questi pazienti. Per assicurare adeguata assistenza domiciliare, e non solo, alle persone affette da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, ma anche a quelle per le quali vi sia il sospetto di tale patologia, è prevista l'attivazione di 7 unità speciali di continuità assistenziale, la cui operatività dalle 8 alle 20 di ciascun giorno è garanzia di completa e costante presa in carico unitamente ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. L'ASL 1 Avezzano sul Mona L'Aquila ha già incaricato tutti i 28 medici necessari per il funzionamento delle predette unità speciali di continuità assistenziale e ne ha completato la formazione. Dalla giornata di ieri le attivazioni riguardano l'intero territorio provinciale ed il pieno impiego di ogni unità in funzione dei bisogni rilevati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Ad integrazione e miglioramento dell'assistenza in favore delle persone assistite, secondo tale criterio di piena continuità, è in fase di studio l'implementazione di un sistema di telemedicina in grado di monitorare nell'arco delle 24 ore i parametri dei pazienti, conferendo ulteriore tempestività ed appropriatezza al sistema di cura. La scorsa notte, durante i mirati servizi di controllo del territorio disposti dal questore della provincia dell'Aquila, personale della squadra volante del commissariato e del nucleo radiomobile carabinieri di Avezzano hanno tratto in arresto GM, 51enne avezzanese, autore di un tentato furto presso una rivendita di piccoli elettrodomestici situata nella zona nord della città. L'uomo, trovato in possesso di strumenti atto allo scasso, opportunamente sequestrati, dopo aver forzato la serranda e la porta d'ingresso, si era introdotto all'interno del negozio, ma i rumori provocati hanno allertato il proprietario, che abita al piano superiore, e ha chiamato immediatamente il 113. Il rapido arrivo sul posto del personale della Polizia di Stato, con il successivo intervento degli uomini dell'Arma dei Carabinieri giunti in ausilio, hanno consentito di rintracciare poco distante il ladro, che nel frattempo si era dato alla fuga. Prontamente immobilizzato, è stato condotto presso il commissariato e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione del pubblico ministero di turno,
Maurizio Maria Cerrato. L'arrestato, già in precedenti occasioni, era stato denunciato per aver commesso reati contro il patrimonio, soprattutto danneggiamenti e furti su autovetture, che avevano destato notevole allarme sociale presso la collettività locale proprio in ragione della natura predatoria delle condotte poste in essere. Allo stesso è stata inoltre contestata la sanzione prevista per le violazioni ai recenti decreti, in quanto si è allontanato dal proprio domicilio senza valido e giustificato motivo durante l'emergenza epidemiologica che è in atto. Bene, abbiamo terminato. Prima dei saluti, vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie per la gentile attenzione ed appuntamento alla prossima edizione.